popolazione. Che Milano c'è adesso fuori da casa tua? Beh, è una Milano che sta diventando consapevole gioco forza, nel senso che si rende conto che le cose stanno cambiando in peggio. Cioè, però se posso permettermi una metafora che non sia troppo ardita, ma quando abbiamo la favola famosa della cicala e della formica, no, di La Fontaine, se quando La Fontaine le cicale cantavano e venivano anche intervistate cantando, le formiche continuavano invece a disinfestare, a mettersi le mascherine, gli davano dei pirla a quelli che continuavano a mettersi la mascherina, tanto è finito, tanto è passato. Allora, bisognerebbe prendere un po' a calci nel culo le cicale e non le formiche, perché questa roba qua, secondo me, a Milano la stiamo cominciando a capire. Stiamo cominciando a capire che non bisogna cercare nuovi eroi. Io ho scritto un libro durante questa pandemia che era Le 50 giornate di Milano. Non voglio fare la ristampa per venderne altre copie o riscrivere la battaglia di Milano. Bisognerebbe capire innanzitutto di far arrivare i vaccini anche quelli influenzali. Perché se vogliamo, prima parlava l'infermiera dei percorsi alternativi. Qui a Milano il percorso alternativo è che ci sono persone, questa è una città anche di vecchi, perché guardate Certo. il sottoscritto come invecchiato con gli anni dei cani, con uno vale sette, ecco, bisogna anche trovare i vaccini antinfluenzali, perché poi hanno sintomi simili, per cui ti può arrivare al pronto soccorso una persona con un sintomo influenzale, si mette in coda con quelli che devono fare il tampone e si porta a casa al Covid. Questa secondo me è una delle cose da fare, però continuavo a vedere le cicale intervistate dai palazzi anche qua vicino a casa mia, quelli grandi della regione, che continuavano a dire che le cose andavano bene. Invece bisogna prendere le cicale e rimetterle al loro posto e lasciar parlare le formiche che hanno lavorato tutta l'estate per prepararsi a questo momento. Mia Sì, opinione. sì.